AMD ha ufficialmente presentato le nuove schede video, la prima scheda video della serie Navi. Prima di tutto, le nuove schede grafiche avranno il nome di RX 5000. Il 5000, se lo ve lo chiedete, è perché oggi e quest'anno è il 50° anno di vita dell'azienda AMD, quindi ha voluto in qualche maniera consacrare appunto questa ricorrenza con il nome delle schede grafiche. La prima scheda Navi sarà la 5700. Non è stato ancora rivelato nulla per quanto riguarda l'architettura né il prezzo, si sa solo che uscirà a luglio, però è stata mostrata a diretto confronto con una RTX 2070. Si è ovviamente invece detto che la nuova architettura, quella la RDNA, che va a sostituire la GNC, è chiaramente migliore e più efficiente sotto tutti i punti di vista, oltre al fatto che è in grado di offrire le stesse prestazioni con un'efficienza maggiore, quindi con un consumo più basso. Ora, per quanto riguarda il benchmark che è stato mostrato, è stato utilizzato Strange Brigade ed è stato messo a diretto a confronto con l'RTX 2070. In quella situazione la nuova 5700 era in grado di offrire circa il 10% di prestazioni in più, eravamo attorno ai 100 fps per la 2070 e la 5700 attorno appunto ai 110 fps. Ora, devo dire che io non sono rimasto particolarmente impressionato da questa presentazione e ho alcuni dubbi, alcune domande che spero trovino risposta soprattutto durante le 3, perché AMD comunque ha già rinnovato quello che è l'appuntamento alle 3, quindi fra un paio di settimane, per rivelare qualcos'altro. Quali sono quindi i dubbi principali che ho in questo momento? Prima di tutto, che per il lancio di una nuova scheda grafica solitamente si punta a voler presentare la scheda grafica di fascia più alta, mentre in questo caso chiaramente si è presentato una rivale della 2070. Già si sapeva che poteva andare a finire così, comunque abbiamo avuto la conferma. Oltretutto è stato utilizzato il gioco Strange Brigade, che come sappiamo è un gioco che strizza l'occhio all'architettura AMD. Nonostante appunto le nuove schede Navi basate su architettura RDNA, è un'architettura nuova e le basi per, come dire, tutte le schede grafiche future sicuramente non hanno preso il progetto precedente e stracciato completamente, quindi, come dire, un po' di DNA per fare il gioco appunto con il nome dell'architettura c'è sempre, quindi utilizzare un gioco comunque poco utilizzato e che già strizza l'occhio all'architettura AMD non è proprio un buon benchmark, oltre ovviamente a non sapere nulla per quanto riguarda altri fattori come consumi reali, temperatura, rumorosità e quant'altro. Di certo so quello che AMD non dovrà fare, cioè non dovrà presentare una nuova Radeon 7, quindi magari una scheda grafica che sì, come prestazioni non se la cava male, magari è pari alle concorrenti se non di più, però ovviamente con questioni di rumorosità e questioni di consumi energetici che non sono proprio a suo favore. Oltretutto non è stato minimamente citata la parola ray tracing e tantomeno DLSS o qualcosa di simile, quindi una architettura come dire concorrente a quelle che abbiamo visto di Nvidia. Questo può significare principalmente due cose: che AMD probabilmente ha ancora qualcosa in serbo, come detto, per le prossime settimane, o che forse non gli interessa per nulla. Questo effettivamente dovremo scoprirlo. Quindi, da quello visto fino ad ora, che cosa possiamo effettivamente aspettarci dalla nuova scheda grafica AMD e dalle nuove in generale schede grafiche AMD? Io penso che sicuramente saranno delle schede grafiche che ancora non riusciranno a dare il top, probabilmente si posizioneranno come appunto questa 5700 al pari livello della 2070, cercando chiaramente di costare qualcosa di meno. Da qui a dire che AMD ha le carte in regola con Navi, almeno nella fase iniziale, di fare le scarpe a Nvidia mi sembra un po' azzardato e dubito che succederà una cosa di questo genere. Quindi, per quanto visto fino ad ora, sembra proprio che dobbiamo in qualche maniera rassegnarci che non arriverà subito una zampata nemmeno con Navi per il settore delle schede grafiche di fascia medio-alta, quindi probabilmente un'introduzione anche in questo caso soft, che invece potrà dare il meglio, dare di più solamente con il passare dei mesi. Mi rendo conto che forse adesso è ancora un po' presto per tirare le conclusioni, però tutti i segnali chiaramente vanno in quella direzione. Per quanto riguarda le informazioni che ho appunto su Navi, per ora è tutto. E vi raccomando, lasciatemi un mi piace, ditemi anche se vi piace questo tipo di video un po' itinerante così mentre cammino nella città. Un nuovo esperimento per tenervi aggiornati in maniera più veloce. Grazie ancora e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!